Ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sul mio canale inizia una serie di video un pochino diversa dal solito, che è un po' una sorta di video chiacchiericcio, perché ho deciso di raccontarvi un po' di più della mia vita, ma non soltanto della mia vita attuale, ma anche della mia vita passata, delle esperienze che ho fatto, le cose che mi hanno fatto crescere, le esperienze che mi hanno fatto male, le amiche che non si sono rivelate amiche, i fidanzati che si sono comportati in maniera sbagliata, le rotture, insomma, di tutto di più. Questo perché? Perché per me YouTube adesso è diventato un pochino questo, io cerco anche questo nei video delle persone che seguo, cioè delle esperienze personali nelle quali rivedersi, no? Nelle quali riesci a non sentirti da sola e quindi ti fai forza. Diciamo che il primo video di questa serie in effettivo è stato il video sulla macchina, anche se non sapevo che poi sarebbe diventata una serie. Siccome è andato proprio nella maniera che volevo io, quindi sotto ci sono stati un sacco di commenti di un sacco di ragazze e ragazzi che mi raccontavano la loro esperienza, insomma è andato nella maniera giusta, ho deciso di inaugurare questa serie e oggi vi vado a parlare di una mia esperienza che mi ha fatto malissimo di oramai diversi anni fa, che però io vivo come se fosse ieri. Adesso ve lo vado a raccontare. Io ero molto piccola, avevo all'incirca, non so, 13 anni, credo, 12, non mi ricordo, e i miei genitori in quel periodo lì uscivano in compagnia con dei genitori di altri bambini e di altre bambine, quindi praticamente eravamo diventati un gruppetto di amici, e il nostro gruppetto era composto da io, due mie amiche, un mio amico e il fratello di questo mio amico. Noi eravamo più o meno della stessa età, mentre il fratello del mio amico era più piccolino, quindi diciamo che il gruppetto vero e proprio era composto da quattro persone. Cos'è successo? Praticamente in quell'età lì che cosa scopri? Scopri che cosa sono le prime cotte, no? Io ero alle medie, quindi sì, all'incirca avevo 12 anni, e questo mio amico, che chiameremo col nome fittizio di Matteo, mi piaceva tantissimo, ma tanto, ma tantissimo, e in più andavamo anche alle medie assieme, non eravamo in classe assieme, ma eravamo comunque nella stessa scuola, quindi ogni tanto ci si incontrava. Inizio a raccontarvi però del rapporto con queste due mie amiche. Una di queste aveva 2 anni più di noi, e comunque quando hai 11 anni, 2 anni di differenza sono abbastanza, quindi comunque ero sua amica, ma non era la mia migliore amica. L'altra, che chiameremo con il nome fittizio di Giada era la mia amica del cuore, perché io con lei sono nata, sono cresciuta da quando ero un infante, e la mia mamma era la migliore amica di sua mamma, quindi figurati, c'era proprio un rapporto molto molto stretto, eravamo sempre assieme, io andavo a mangiare da lei, lei veniva a mangiare da me, dormivamo assieme, era la mia amica del cuore, quella che veramente pensi che stia accanto a te per tutta la vita, proprio per tutta la vita, perché come fa a abbandonarti la tua amica del cuore? Non può. Quindi avevo insomma un rapporto con lei meraviglioso, stupendo, e nel momento in cui io mi sono resa conto che mi piaceva tantissimo questo Matteo, ho iniziato a raccontarglielo, e glielo raccontavo veramente con i pianti di quando stavo male, con le risate di quando invece andava un pochino meglio, anche perché c'è da dirlo, Matteo non mi si filava di pezza, proprio de striscio, proprio non gliene fregava niente, eravamo amici, punto, molto chiaro, e io in realtà non gli avevo mai nemmeno detto che mi piaceva, però a quell'età lì si vede un botto quando ti garba una persona, dai. Giada era la mia confidente numero uno, e lei mi dava consigli su cosa fare, su cosa non fare, perché comunque vi ripeto, tutti i weekend praticamente eravamo tutti assieme, giocavamo a nascondino, giocavamo giochi in scatola, ma tutti assieme, perché i nostri genitori ci facevano sempre uscire in gruppo, quindi lei aveva anche la possibilità di studiare gli atteggiamenti, se lui può darti un segnale piuttosto che un altro, tu puoi fare questo, insomma diciamo che era la mia spalla proprio. Io, ragazze, dovete sapere che nel momento in cui mi piace veramente una persona, sono proprio un trattore, sono un trattore e non mollo, e tant'è che questo Matteo a me mi è piaciuto per tanti anni, ma vi parlo di almeno tipo, mi sembra 5 anni all'incirca, e mi piaceva solo lui, cioè non avevo mai sbandate verso altri ragazzini, mi piaceva lui, punto, da tutte le parti dicevo che ci saremmo sposati, figurati, per proprio, vabbè, questa storia continua ad andare avanti, ovviamente in modo totalmente platonico, perché lui, Matteo, ripeto, non me si filava di pezza. Un'estate dopo anni ed anni che io sono dietro a questo ragazzino, io e Giada andiamo a trascorrere le nostre vacanze nella casa al mare di sua zia, quindi passiamo praticamente delle giornate al mare, ci divertiamo, eccetera eccetera. A un certo punto, una sera, mi rendo conto che Giada ha questo diario segreto, proprio quelli chiusi col lucchettino, no? Ha questo diario segreto, io gli dico, Giada, fammelo leggere. E lei, no, non te lo faccio leggere, Alice. E io dico, ma perché no? Io ti faccio leggere il mio, perché anch'io avevo il mio diario segreto e glielo facevo leggere, perché per me lei era tutto. Lei, no, però io non sono un trattore solo con i ragazzini che mi piacevano, sono un trattore anche quando voglio sapere una cosa e non la so, sono proprio su un martello pneumatico, quindi giorno dopo giorno la convinco a farmi leggere sto diario segreto. La prima pagina tutto bene, la seconda pagina tutto bene, insomma tutte le cose di Giada, cose che io sapevo. A un certo punto cosa succede?
Succede che io giro la pagina, in una pagina scritta leggo Matteo. Panico totale del tipo, Dio, che c'entra Matteo nel diario di Giada? Cioè Giada e Matteo erano amici, punto. Non vedevo la motivazione della presenza di Matteo nel suo diario. Io alzo gli occhi dal foglio, guardo Giada e lei era sbiancata proprio. E lì ho capito che quella era la motivazione per cui lei non mi voleva far leggere il suo diario. Leggo, ragazzi, saranno passati 15 anni, ma io me lo ricordo ancora come se fosse ora. Testuali parole c'erano scritte. So che ad Alice piace Matteo, punto. Ma credo che a Matteo piaccia io, punto. Quindi io mi faccio bella ai suoi occhi quando siamo assieme, punto. Ora, ad una ventottenne fa ride adesso, ma all'epoca a me è crollato il mondo addosso. Perché lei, in quelle pagine del diario, ha ammesso che secondo lei Matteo aveva un debole per lei, cosa che tra parentesi non è mai stata, cioè lui non si pelava di pezza nessuna, perché era uno di quei ragazzini che non gliene fregava un cavolo a quell'età lì da bella ragazzina, quindi non gliene fregava nulla. Ma a parte questo, lei si faceva bella, che poi non so che cosa significa esattamente attualmente, però lei si faceva bella ai suoi occhi, cioè lei continuava a darmi consigli su cosa fare e cosa non fare, che poi in realtà erano sbagliati, perché lei stava cercando di fare colpo su Matteo. Quindi io vi lascio immaginare. Lì ho un vuoto di memoria, non mi ricordo se ho pianto, se mi sono arrabbiata, non me lo ricordo. Fatto sta che finisce la vacanza, io torno a casa e non le parlavo più. Quindi lei mi manda delle lettere, perché sapete, all'epoca c'erano più le lettere che WhatsApp, non c'erano ovviamente WhatsApp e cose varie. Mi mandava delle lettere chiedendomi scusa, eccetera, eccetera. Che succede? Succede che piano piano cerco di superare la cosa, anche se per me, ve lo giuro ragazzi, per me è stato un tradimento puro che mi ha fatto malissimo, mi ha strappato le viscere da dentro, perché per me lei era l'unica al mondo che non mi avrebbe mai tradito, e invece è stata forse la prima in assoluto che ha tradito la mia fiducia. Perciò cerco di superare questa cosa, cerco di andare avanti, e succede che verso i 14-15 anni conosco un ragazzino all'oratorio che chiameremo con un nome fittizio di Pietro, e perdo la testa perché lui in futuro sarà il mio primo ragazzo, uno di quelli seri, tra virgolette. Però questa è un'altra storia, perché sempre in questa storia la mia amica Giada c'entra e come, e me ne ha fatta un'altra. Però siccome questo video sennò diventa lungo e non ha senso, e vorrei sapere un attimo, prima di fare degli sproloqui di mezz'ora, vorrei capire se a voi interessa conoscere queste cose della mia vita, e se siete interessate a capire quali sono i risvolti da beautiful di queste cose. Se vi interessa, faremo la seconda puntata del tradimento della mia migliore amica. Fatemelo sapere, vi lascio il sondaggio e lasciatemi commenti qua sotto. Se vi piace questa serie di video, lasciatemi un mi piace. E attenzione, vi dico una cosa: tantissime di voi mi hanno detto che non ricevono le notifiche dal mio canale. È importante che qua sotto, proprio qua sotto, clicchiate sulla campanella. Se non cliccate sulla campanella, non vi arrivano le notifiche dei miei video, delle mie dirette, eccetera, eccetera. Quindi cliccatela. Basta, io vi saluto. Lasciatemi commenti qua sotto, perché se questa serie di video vi piace, io ne ho da raccontare di qui all'eternità. Proprio di qui all'eternità. Quindi ci vediamo nel prossimo, vi mando un grande bacio e ciao a tutti!